Siamo in una località costiera in Asia, in un villaggio costiero. Il villaggio ha 135 persone che vivono principalmente di pesca e turismo e dobbiamo proteggere tutte queste persone da un possibile tsunami. Come siamo arrivati a questo punto? Facciamo un attimo un salto indietro. Più precisamente, oggi ci occupiamo di un gioco online creato appunto dalle Nazioni Unite, dal Dipartimento che si occupa appunto del rischio. Della riduzione del rischio di possibili disastri sul nostro pianeta. Perfetto. È un gioco, ma come vedremo dopo, è una simulazione a tutti gli effetti di situazioni potenzialmente pericolosissime che riguardano eventuali tsunami, uragani, incendi boschivi molto forti, terremoti o alluvioni. Ora, per arrivare appunto al gioco che stavamo facendo prima, andiamo su Playgame. Il link lo trovate naturalmente nella descrizione del video. Ora, dobbiamo scegliere uno scenario, ce ne sono 5, Southeast Asia, Asia del sud-est asiatico, con appunto un possibile tsunami, Mediterraneo orientale con un terremoto, e poi ancora Europa centrale orientale con un'alluvione, Australia centrale con un incendio molto molto violento, e appunto i Caraibi con un uragano. Scegliamo a questo punto il primo livello. A livello facile, tenete conto di un fatto, appunto ci riproviamo alla schermata precedente, tenete conto di un fatto, la difficoltà qui va a incidere soprattutto sul budget che si ha a disposizione per costruire quello che vedremo adesso. Allora, l'introduzione l'abbiamo già vista. La nostra sfida qual è? È di creare, cioè di dare posto dove vivere, insomma, dare un'abitazione a 320 persone, costruire un ospedale, una scuola più due hotel per aumentare il turismo. Qual è il problema principale? Noi dobbiamo comunque prevenire delle vittime derivanti da uno tsunami, quindi possiamo scegliere case diverse, upgrades e anche alcune difese da inserire nel nostro scenario. Bene, cominciamo a guardare un fatto: budget 50.000, nella versione media, difficoltà media arriverà a 35.000. Dobbiamo spendere questi soldi in housing, cioè appunto case, oppure difese da inserire appunto per prevenire danni più grossi. La popolazione è di 185 persone che non hanno una casa, mentre invece 135 hanno già un'abitazione vera e propria. E poi c'è questo problema, la probabilità appunto che uno tsunami si abbatta. Ora, quello che faccio adesso è una prova, quindi spiegherò e poi inserirò anche delle azioni, naturalmente, poi con più tempo a disposizione voi potrete lavorarci meglio. Show risk, questa è l'area di rischio maggiore, quella più vicina alle coste. Start disaster è per far partire lo tsunami subito, ma direi di aspettare. Allora, prima di tutto, cominciamo a costruire per esempio delle case. Allora, come facciamo? Le persone sono in giro perché non sanno dove vivere. Le possiamo costruire effettivamente delle unità abitative. Evitiamo la zona di rischio e possiamo spostarci qua. Su grass, erba, è più facile costruire. A questo punto ci si creano un sacco di opzioni. Bamboo hut, date un'occhiata. Ogni casa può portare un numero di persone specifico. Ma, per esempio, questa l'abitazione di bambù ne porta 4, poche. È una difesa del 5%. Osservate sempre la difesa perché è la resistenza che la casa ha di fronte a un problema grosso. Brick house porta 8 persone e ha un 20% di possibilità di resistere, quindi già messa abbastanza bene. Possiamo ancora poi spostarci qui dove c'è ancora un luogo sicuro, per esempio, e andare a vedere. Possiamo montare, per esempio, una concrete house con 30% di difesa con 12 persone che possono essere ospitate. Come vedete, il numero di persone da alloggiare scende, sono 155, mentre invece abbiamo speso 1090, quindi neanche tanto per il momento, per le case. Possiamo aggiungere a questo punto, visto che è un nostro obiettivo, un hotel. Qual è il problema? Che l'hotel, questa è una zona di rischio intermedio, si può ancora rischiare, l'hotel costa un po' di più, per forza di cose, ma porta anche molte più persone, 1025, è al 30% di resistenza, quindi posso effettivamente inserirlo qui. Bene. Gli ospedali sono molto troppo importanti per non occuparsene, mi sembra giusto, ma più che altro bisogna anche costruirlo, l'ospedale, mettiamolo in una zona un po' più protetta, l'ospedale lo mettiamo effettivamente qua. Questa è un'ipotesi, ognuno può fare anche diversamente, perché non è detto che sia la soluzione migliore. 1200, lo posizioniamo qui. Ecco, deve essere protetto, è vero, come fare? Nel caso, quando lavoriamo su te, su erba, possiamo fare solo una cosa, mettere alberi. Gli alberi frenerebbero decisamente l'afflusso della marea, eccetera. Quindi dobbiamo cercare di coprire l'ospedale il più possibile, perché è quello che deve essere protetto, perché poi accoglie molte persone anche per l'emergenza. Facciamo ancora per esempio così, questa è un'ipotesi.
Ci serve anche la scuola, per due motivi, non perché la scuola serve, ma anche per un altro motivo. La scuola ospiterebbe le persone anche durante l'emergenza, quindi viene effettivamente conteggiata. La mettiamo qui. La scuola non ha molta difesa, ha solo un 10%, quindi deve essere protetta a sua volta moltissimo. Io ripeto, faccio così, ma non è detto che sia la soluzione ottimale, si può fare anche in altri modi. L'importante appunto è che ci siano questi edifici, scuola, ospedale e due alberghi devono esserci perché erano gli obiettivi principali. Ora, questi posti sono molto al sicuro per il momento. Qui posso mettere, ripeto, soltanto albergo. Le persone da ospitare sono ancora 80, posso mettere un altro hotel, lo metto in questa zona che è meno a rischio. Mi sposto, vado giù, metto un altro hotel, costano ma sono molto utili e proteggo un po' di più anche questo possibilmente. Bene. Siamo a 55 persone da ospitare. Qual è il problema adesso? Queste casette sono condannate a tutti gli effetti, perché verrebbero abbattute subito, quindi bisogna per il momento anche eliminarne qualcuna quando è possibile e magari ospitare queste altre persone in luoghi più sicuri, perché queste qua sono le prime a essere effettivamente devastate da un possibile tsunami. Quindi per il momento queste persone le lasciamo un attimo ad aspettare e cominciamo ad inserire delle abitazioni più al sicuro in questa zona. Facciamo un esempio. Concrete house sono ottime. Ripeto, volendo posso ancora mettere alberghi, non è quello il problema. Le posso piazzare qui. Ne metto un altro anche qua, per esempio. Sempre di concrete house. E metto direttamente qui. Ok, un'altra sono 81 persone. Abbiamo protetto l'ospedale, ma a quanto pare non basta, perché in realtà dovremmo fare un'altra cosa. Mettiamo un altro hotel a questo punto, in questa zona. Ecco, col budget così alto non ci sono grossi problemi. Diventa un po' più complicato quando poi avrete un budget più basso, una versione media o difficile, dove invece, oddio, lì diventa un po' più complicato appunto investire. Ecco, piazziamo un altro hotel. Qui sto facendo un po' velocemente, spiegato prima, ma in realtà ci sarebbero altre soluzioni per gestire questa situazione particolare. Mettiamo anche un'altra concrete house qua. Devo comunque dare da vivere in un'abitazione, diciamo, altre 30 persone, 19. Siamo ancora qui. Mi sto muovendo su grass, su erba, perché è più facile costruirci, costa meno costruirci, intendiamoci, soprattutto per questo motivo qua. Mettiamo un altro albergo. Olè. Ecco, nessuno ha più bisogno di case. Ecco, e sì, è vero, ma fino a un certo punto, perché io lascerò così a questo punto, in effetti, ecco, io potrei perfino far partire il disastro in questo momento, perché tanto sono tutti quanti accasati, ma non è il caso perché non sono protetti e quindi voglio dare una possibilità a queste persone anche di salvarsi, a prescindere. Quindi in realtà faccio no, aspetto ancora un attimo. Le persone le vedo ancora in giro, ma in realtà so che sono accasate in questo momento specifico, dovrebbero essere a posto. Diciamo che mi dà housed 320, mi deve essere a posto. Bisogna mettere delle difese, ecco, ci sono diversi tipi di difese. Ad esempio, sand dunes, dune di sabbia, costano un po', però aiutano. Posso mettere effettivamente ancora una qua, occhio a gestire adesso questi soldi perché le difese sono importanti. Avrei spostato alcune case giù, ha salvato un po' la situazione, ma non del tutto. Quindi mettiamo ancora qua, per esempio. E vado ancora in questo modo. Volendo, posso creare delle barriere anche nell'oceano. Esistono. Sarebbero dei frangiflutti, tutti gli effetti. Quindi posso creare una sorta di barriera anche in questa zona. Ecco, tenete conto che adesso sto spendendo abbastanza perché ho la versione facile, ma dovessi farlo in versione intermedia avevo già raggiunto il picco, non avevo più soldi da spendere, quindi occhio poi quando vi sposterete su un livello più difficoltoso, beh, non sarà così semplice, intanto finché posso aggiungo, metto un altro frangiflutti qua per esempio e un altro qua. Ricordatevi che io non ho voluto far partire il disastro, siamo molto vicini però. Però volendo, se volete fare una prova per vedere, beh, effettivamente cosa sarebbe successo. Ecco, le scuole possono essere usate per mettere le persone all'interno di feriti magari durante
un disastro. Sono ben protetti. Beh, andiamo a vedere. In realtà, una presentazione della scuola l'avevamo fatta. Se la trovo, perché adesso in realtà è da trovare. L'avevo messa prima in una posizione particolare. Qui c'è l'ospedale, per esempio, più riconoscibile. La scuola comunque era protetta. Mi ricordo che l'avevo messa un sacco di alberi. Ciononostante, gli alberi non basterebbero. E infatti, anche in questo caso, mettere qualche. Ripeto, fin quando il budget ce lo permette, perché non sarà sempre così. Si può ancora aggiungere e fare anche un po' di barriera qua. Poi di per sé, ecco, magari possiamo ancora investire un po' qui con altri blocchi. E direi che siamo quasi arrivati, appunto. Vabbè. Qual è il problema di base? Queste case, che in realtà sono fin troppo vicine alla costa, è quasi impossibile di fatto proteggere. Quindi quasi potremmo ancora fare questo discorso che si sposta. Quattro persone sono adesso senza casa, ma magari si sposta qui. Quattro sono anche pochi, volendo si può fare direttamente una costruzione che abbia un minimo di resistenza, ecco, sempre con il house. Allora facciamo una cosa, smantello anche queste e ne sposto, questa è già a rischio, va un po' meno, e sposto anche queste qui un po' più al sicuro, no, ho sbagliato, in questa zona. E magari, ecco, metto, quanto sono 14, faccio anche random, mettere una concrete house, e poi per altre due persone, piazzo una qui, metto per esempio. Beh, una un timber house. Ecco, allora, tenete conto che io ho speso più che altro in casa, ma adesso poi dovrò cercare anche di mettere ancora qualche difesa, ho ancora dei soldi, posso ancora proteggere queste case ancora con delle difese. Metto gli alberi, chiaramente, perché sull'erba si mette quello. La roccia sarebbe un caso, non è qui la roccia in realtà è in altre zone, dipende molto da dove comunque vado ancora a posizionare degli elementi. Ora, se volessimo vedere cosa succede, possiamo far partire il disastro e vedere appunto cosa succederà a tutti gli effetti. Proviamo. Ecco, sono comparsi appunto quei simboli che indicavano appunto che c'erano delle perdite, perché questo gioco di per sé è molto edulcorato, ha una grafica anche molto carina, però di fatto ti fa capire cosa succede se lo tsunami colpisce. C'è scritto, infatti, a un certo punto dice: lo tsunami ha avvertito se ha colpito senza avvertimento, e di fatto, ecco, ci sono stati dei grossi danni, e soprattutto si stima la morte. Perché di fatto di quello si parla anche di perdite di 33 persone, con altre 33 persone seriamente ferite. Tuttavia, cosa dice? Dobbiamo anche ringraziare il fatto che fossero state apportate queste modifiche, queste misure protettive, perché ci hanno permesso di salvare molte persone. Vi posso assicurare che rispetto ai precedenti tentativi, stavolta il numero di vittime è sceso molto, ma la prima volta che ho visto quei simboli sono anche rimasto male perché il numero era molto, molto, molto più alto. Quindi questo cosa vuol dire? Di fatto ti fa capire qual è il dramma di queste persone, di chi vive in quella zona in particolare del mondo. E deve fartelo capire così, il gioco, dicendoti che ci sono delle perdite umane, ma che tu le puoi ridurre, e in generale si potrebbero ridurre anche nella realtà se ci fossero delle misure appunto in grado di fermare la potenza e la forza, la violenza della natura. Quindi questo in realtà ti fa capire bene. View Report, vi fa vedere appunto il report, attenzione che compare a tutti gli effetti come un documento classificato delle Nazioni Unite, perché questo è un gioco delle Nazioni Unite. Quindi dice che sono stati distrutti 13 edifici. La popolazione era stata completamente messa in sicurezza nelle case, però comunque era stata messa in un'abitazione. Le scuole erano state costruite, gli ospedali anche, e soprattutto, ecco, ci dà anche un punteggio, 21.980, che è il punteggio che noi abbiamo ottenuto con le nostre azioni e ci fa capire quanto abbiamo fatto bene o male, eccetera. 33 per perdite umane, 33 feriti, un totale di, vabbè, qui teorico di 1.275 dollari, ma non so come lo calcoli, e anche gli hotel erano stati costruiti. Quindi c'era rimasto ancora del budget, potevamo ancora fare delle modifiche effettivamente. Quindi è successo, appunto, e ci ha salvato con questo risultato finale. Grazie.